nelle puntate precedenti. Li conoscete voi due? D'ora in poi sarete partner. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Questa è una guerra senza esclusione di colpi e pare che io stia dalla parte dei perdenti. Kai! Non ti lascio. Mani in atto, ora! Detective, conosci quest'uomo? Sì, è uno che lavora al computer. Ah, merda, sì. Ok, ricevuto, sì, ricevuto. Altri due corpi ripescati da Manatee Bay. Dovrebbero usarli come boe. Mendoza, concedimi un minuto, ti prego. Attenzione, giovane detective di corsa. Kai. Il detective Dao torna in servizio attivo. Contro il parere del suo medico, ma non contro il mio. Stai bene? Niente più softball, mai tutto ok. Mendoza, la coca che avete recuperato tu e Stoddard veniva dalla Colombia, via mare. È un po' che non vedevamo queste cose. Adesso passa tutto dal Messico. Che dice Tyson Latchford in proposito? È saltato fuori che il signor Latchford ha un avvocato con le palle quadrate. Ecco, Leo Ray, noto anche come Stingray, grossista dei cartelli. Ieri mi ha chiamato nel mio ufficio. Dice di avere informazioni sulla guerra della droga che sta devastando Miami. Dobbiamo prendere Leo. E con discrezione. Noi tre siamo gli unici a sapere questa cosa. Non è detto che qui sia più sicuro che per strada. Mi sono spiegato? Sì, signore. Bene, andate. Secondo te Dose ha ragione, ci sono delle mele marce. Se Dose è preoccupato dovremmo esserlo anche noi. Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Una favola. Poliziotti corrotti, io non capisco. Ma va? Tu serio? Beh, fai orari terribili, lo stipendio è ridicolo, però. Sì, ma a parte quello, perché lamentarsi? Ecco il nostro uomo. Ok, resta vicino alla macchina. Guardami le spalle. Resta vicino alla macchina. Dei gorilla, Leo. Pessima idea. Chi è quello? L'ho incontrato mentre andava allo zoo. Ha detto che voleva vedere una specie in via di estinzione. Ma ti pare normale? Ho chiesto di vedere Dose. E Dose ha mandato noi. La prossima volta che mi squilla il telefono, sarà meglio che Dose mi dica dove e quando faremo questa famosa chiacchierata. Non sono qui per parlare con dei galoppini col distintivo. Ho bisogno di protezione. Mi perdo la partita. Andiamo. Posso pensarci io. Te lo scordi! Ehi, so che hai fottuto Tyson Latchford. Con tutto quello che c'è stato fra voi, che razza di persona sei? Risparmia il fiato per Dose. Stinger, quali sono gli ordini? Di pure al tuo capo che questa era un'occasione d'oro e l'hai mandata a puttana. Dammi la borsa, Leo. Oppure giuro che gli sparo. Leo, cazzo! Lì, cazzo! Chi è questo stronzo? Kai! Chi cazzo sono questi? Qualcuno di te! Sono un poliziotto e tu sei non in arrovaggio. Lo tengo d'occhio. Tu e i tuoi zirri siete morti, Leo. Voglio parlare con Re. Parla con quei zirri e fai quello che ti meriti. Non deve entrare. Se io ci vede non avrete. Vaffanculo, Leo. Laggiù. Entrale, contatto con vari sospetti armati. I forzi stanno combattendo nel parcheggio dell'albergo.
altro! Ti conto io! Ehi, forza! Porca puttana! Voglio solo aiutarti! Allora vai in ferie, cazzo! Leo, fermati, cazzo! Nick, ce ne sono altri più avanti! Sì, li vedo, partner. Bene, Leo non è passato dalla vicina, deve essere... Ricercato vicino alla tua posizione, 13. Controlla le ceste. Forza Leo, stai facendo perdere tempo. Sei in arresto. Nels vuole solo parlare. Leo! Più veloce di quanto sembri. Ci sarà una stanza della sicurezza. Lo cercherò sul sistema di sorveglianza. Ok, finita la giornata. Levatevi dal cazzo! Attenzione ospiti allo staff dell'Elmore Plaza. Emergenza in corso. Se vi trovate nella vostra stanza, chiudete la porta e state lontani dalle finestre. Se vi trovate in un posto, allontanatevi immediatamente dall'albergo. La polizia è stata allertata. Nick, stai attento. Ci sono parecchi civili. Dillo a quegli stronzi che sparano all'impazzata. Ehi, fermatevi! Iniziate, Leo. Non credo che troverai il palco. Dividiamoci! Sparatevi, cazzo! Indietro! Arriverai all'atrio, Leo è lì. Va bene, ci sono.
Lo vedo, Nick. È sopra l'atrio, al primo piano. Si sta muovendo? È in uno degli uffici. Oh, merda, Nick. Ne stanno arrivando altri nell'atrio. Non farti vedere e cerca di andare di sopra. Sì, starò attento. Separatevi e trovate Leo. È una situazione di merda. Uno sbirro ha già fatto un macello e non abbiamo idea di dove... Che fai? Attacchi!